Bentornati, bentornati sul canale, benvenuti a un nuovo libro a tema libri. Oggi parliamo del mio mese di aprile, nonostante qua fuori ci sia un uragano di tipo tropicale e io abbia dovuto accendere i faretti, fingiamo indifferenza. Cominciamo con un po' di numeri, giusto per avere un'idea di che cosa ci aspetta da questo video. 17 sono i titoli che ho letto questo mese, sono 17 libri cartacei e tutti e 17 in italiano. Di questi, 3 mi sono stati inviati da case editrici e 2 invece sono prestiti, uno in biblioteca e uno dalla libreria di mia mamma. I generi sono una raccolta di poesia, una raccolta di racconti, un epistolario, 7 romanzi, 2 testi di non fiction, una graphic novel, 3 opere per ragazzi e un varie ed eventuali. Mi sono dimenticata di conteggiare gli uomini e le donne, perdonatemi. Quello che vi so dire è che ho letto 2913 pagine con una media di circa 193 pagine al giorno e questo mese ho risposto a 5 delle sfide della Reading Challenge che seguo, che è sempre quella di Pop Sugar, e questo mi ha portato a quota 29 sfide su 52 annuali. Non mi sembra male, ma adesso arriva il difficile perché bisogna trovare quelle un pochino più adatte alle sfide più difficili. Staremo a vedere. Cominciamo. Allora, iniziamo parlando, come sempre, dei libri di cui sentirete parlare più avanti, quelle letture che ho fatto in funzione di altri video tematici e di cui quindi riparleremo con calma. In particolare ho letto 4 libri di cui mi piacerebbe parlarvi nel video che andrà online per la festa della mamma dedicata alla maternità. Sto parlando di una raccolta di racconti, un romanzo e 2 testi di non fiction. Brevissimamente, ho letto questa raccolta di 17 racconti, Pensiero Madre, sono 17 racconti, 17 scrittrici, una sola domanda. La domanda è: la maternità? Sì, no, come, perché? Ci sono varie risposte, le autrici sono molto diverse tra loro per età, generazione, estrazione sociale, esperienza di vita. Come spesso mi capita con le raccolte, vi anticipo già, in alcuni casi mi sono piaciuti, in altri no. Non mi ha convinto del tutto questa raccolta, poi ne parleremo con calma. Il romanzo a tema maternità che ho letto era nella libreria di mia madre, si chiama L'invenzione della madre, Marco Peano, Minimum Fax. Questo è un romanzo del 2015, quindi anche abbastanza recente. Ah, non vi ho detto la raccolta di racconti, la raccolta di racconti è del 2016, Neo Edizioni. Dicevamo, L'invenzione della madre è un romanzo scritto dal punto di vista del figlio. Il figlio si trova a fare i conti con la madre, con la morte della madre per colpa di una malattia di tipo degenerativo. Quella della morte della madre è quindi una strada lunga e dolorosa. Noi seguiamo il figlio attraverso questo percorso, che è un percorso molto doloroso, ma è anche un percorso di decostruzione del ruolo della madre e di costruzione dell'identità del figlio fuori dal rapporto madre-figlio, almeno idealmente. Quello che è molto interessante è che qui si parla di madre, ma la madre viene interpretata solo come ruolo, non ha neanche un nome, è la madre, e quindi se ne fa quasi una figura universale, un paradigma. Laddove invece il figlio ha tutta una serie di esperienze molto personali e soggettive. Giusto per anticiparvi già, 2 libri che invece mi sono piaciuti moltissimo sono i 2 testi di non fiction a tema materno, sono 2, li chiamerei proprio reportage perché sono 2 raccolte di testimonianze di donne, di madri. Tra l'altro, queste 2 autrici, Orna Donat e Serena Marchi, sono le 2 autrici di cui sono andata a sentire il dibattito al Tempo di Libri con mio fratello, ve ne avevamo anche brevemente accennato nel video. Questo, cominciamo, è Pentirsi di essere
essere madri, storie di donne che tornerebbero indietro, sociologia di un tabù, Orna Donat, Bollati Guerinieri 2017, una raccolta, un saggio che parte da un presupposto molto interessante, ovvero alle donne viene sempre messo davanti la possibilità di pentirsi di non essere diventate madri. Quindi chi dice ah no, io figli non ne voglio, si sente spesso rispondere vedrai che te ne pentirai, ma non viene mai presa in considerazione la possibilità dell'evenienza opposta, ovvero di pentirsi di aver scelto invece la maternità. Orna Donat parte da una serie di interviste con donne che si sono pentite della maternità e ne estrapola un saggio di stampo sociologico, culturale, ma anche molto sensibile e molto interiorizzato, se vogliamo, andando proprio a studiare sociologicamente il ruolo della madre, il ruolo della donna che sceglie di essere madre e poi se ne pente. Molto, molto interessante, scritto benissimo. L'ho sottolineato, che sapete che vuol dire che è uno dei libri che di quest'anno mi porterò con me, ecco, diciamo, uno di quei titoli che assolutamente mi sono segnata. Molto interessante anche Madri Comunque, che è invece una raccolta di 30 testimonianze di donne italiane che hanno raccontato a Serena Marchi il loro essere madri. Sono 30 esperienze di maternità, si parte da madri biologiche, madri che hanno dovuto ricorrere alla fecondazione omologa eterologa comunque assistita, madri single, madri sposate, madri divorziate, madri adottive, madri affidatarie, donne che hanno scelto di non essere madri, che altro, madri transgender, madri lesbiche, c'è un vastissimo panorama di tutto quello che può essere la maternità. Chiaramente il filo conduttore è che quello che unisce tutte queste donne è l'essere madri, in qualche modo, in qualunque modo la si scelga, la maternità è il collante di queste esperienze. Un testo veramente molto interessante, davvero molto. Ma di questi ne riparliamo poi con calma. Riparleremo poi con calma assolutamente anche dei tre libri per ragazzi che ho letto questo mese, che fanno parte di quel progetto invece legato alla rappresentazione del femminile nei libri per bambini e ragazzi. Due i volumi della collana I Grandissimi, facili da leggere, difficili da dimenticare, edizioni L. Sono in particolare quello dedicato a Rosa Parks, Il no che cambiò la storia, e quello dedicato a Frida Kahlo, Autoritratto di una vita. Si tratta di testi pensati per ragazzi direi dai 10 anni in poi, forse anche 8, dipende un po' dai bambini, parzialmente illustrati, scritti in maniera piuttosto grande, dove viene narrata la storia della vita delle due donne, Frida Kahlo e Rosa Parks, appunto, e si parla di quello che nel caso di Rosa Parks è l'episodio che l'ha resa celebre, quindi del no, del rifiuto di lasciare il posto a una persona bianca sull'autobus. Nel caso di Frida Kahlo invece se ne racconta proprio tutta la vita con le varie esperienze. Mi sono piaciuti, hanno un approccio semplice ma non semplicistico, facile ma non, come dire, non tolgono niente alla grandezza delle due donne, e finendone la lettura si ha un quadro completo e globale di quella che è la storia di questi due personaggi. Quello che poi mi piace molto è che la collana I Grandissimi ha al suo interno titoli vari di vario genere sessuale, quindi ci sono grandi uomini e grandi donne, poi ne riparliamo. L'altro testo che invece non mi ha così tanto convinto è Le sette arti in sette donne, Chiara Carminati, nella collana I Magnifici Sette della Mondadori. Questo viene consigliato anche in questo caso dai 10 anni, è un'edizione 2016 e le illustrazioni sono di Alice De Niro. Illustrazioni che sono molto poche e si raccolgono praticamente in una per ogni donna all'inizio del capitolo. Le sette donne sono Artemisia Gentileschi, Clara Schumann, Gaia Aulenti, Wisława Szymborska,
Camille Claudel e Alice Guy. E ci sono appunto le sette arti, quindi la musica, la scultura, l'architettura, la pittura, e mi sono persa, la poesia, poesia, scultura, cinema, architettura, musica e pittura. Sì, ma non del tutto, nel senso che mi è piaciuta la scelta di scegliere le sette arti all'interno della collana I Magnifici Sette. Ci sono appunto queste sette arti, queste sette figure di donne. Mi piace anche che siano delle donne un po' meno conosciute forse dal pubblico dei ragazzi più giovani, però non... la metodologia con cui sono state raccontate le storie, non lo so, non mi ha lasciato così tanto ricchezza, ecco, non mi è piaciuto, non mi ha convinto del tutto. Dopo aver letto il volume dei grandissimi di Frida Kahlo, poi mi sono ricordata di avere in wishlist da tantissimo tempo questo brevissimo testo di Pino Cacucci, Viva la vida, che ho scoperto mio fratello aveva in libreria, quindi me lo sono fatto prestare. È edito Feltrinelli, piuttosto vecchio questo, 2010, infatti ce l'aveva mio fratello. Questo secondo me potrebbe essere quasi considerato un monologo teatrale, nel senso che è un lunghissimo monologo in prima persona di Frida, Frida stessa che affronta la fine della sua vita e al momento della morte, di abbandonarsi alla morte, ripercorre i momenti più importanti della sua esistenza. È un testo che a me è piaciuto, è molto intenso, mi piacerebbe moltissimo vederlo recitato in teatro. Non ha la struttura teatrale, è raccolto come un testo, un romanzo, però se ne vede l'origine teatrale, è nato da un progetto di stampo teatrale che poi non ha trovato sfogo e quindi è diventato un romanzo, ma sarebbe stato un grandissimo monologo teatrale di rappresentazione della vita di una donna. È breve, conciso, secondo me viene più apprezzato da chi già conosce la vita di Frida Kahlo, perché qui se ne danno vari accenni, spunti, non si racconta tutto nel dettaglio come è giusto che sia, però è un testo interessante. Se siete appassionati di Frida Kahlo, io una chance a Cacucci la darei. E l'ultimo libro di cui parleremo poi con più calma, più avanti, molto più avanti, è Gin Tonica Occhi Chiusi di Marco Ferrante, edizioni Giunti, 2016, se non sbaglio, esatto. Io l'ho richiesto alla casa editrice perché Gin Tonica Occhi Chiusi è uno dei titoli inseriti all'interno dei candidati al Premio Strega 2017. Vi anticipavamo settimana scorsa con mio fratello che stiamo preparando un video a tema, e quindi stiamo recuperando i vari titoli per cercare di leggerne il più possibile. Su questo avevamo grandi aspettative, doveva essere una rappresentazione della Roma moderna e contemporanea, del marciume di Roma come ambiente politico-economico della classe alta borghese. Si è un po' perso il filo, secondo me. Si raccontano le vicende della famiglia Misiano, sono tre figli, la madre e il padre, con le varie nuore e i nipoti. Sono tre personaggi, quelli dei figli, molto diversi tra loro per scelte nella vita: uno fa il politico, uno fa, diciamo, che si occupa di finanza e investimenti, il terzo fa il giornalista. Sono chiaramente tutti molto ben piazzati in società, hanno tutti delle buonissime rendite, sono gli eredi della fortuna dei Misiano. La capofamiglia, la vera capofamiglia, non è il padre Edoardo, ma la madre Elsa, una donna molto decisa, molto sicura, che ha lasciato forte l'imprinting materno sui tre figli e soprattutto sul rapporto che li lega. Questi tre uomini si trovano ad affrontare una serie di difficoltà all'interno delle loro carriere, a volte collegati uno con l'altro, a volte indipendenti, e in contemporanea hanno anche a che fare con delle crisi di stampo sentimentale e con, diciamo così, rapporti un po' complicati col genere femminile. Ok, una critica piuttosto forte all'alta borghesia romana e italiana più in generale, se vogliamo allargare un attimino l'ottica e la visione.
Io non mi sono trovata assolutamente per quel che riguarda lo stile, per quel che riguarda le scelte narrative e vi anticipo già che ho trovato la conclusione, le ultime due pagine, molto insultanti. Poi ne parleremo più con calma all'interno del video dedicato al premio Strega, ma concludere una narrazione che nulla ha a che, cioè sì, che poco ha a che vedere con il ruolo della donna nella nostra società. Sarà che io in questo momento sono abbastanza focalizzata su queste cose, quindi sono un pochino più sensibile, ma chiudere un volume di 346 pagine in cui uomini e donne si sono, le donne nei letti di questi uomini si sono alternate più e più volte, anche scambiandosi e mescolandosi, con una lunga dissertazione in prima persona di uno dei fratelli che pondera sulla nuova relazione che ha iniziato, che ha instaurato con questa donna, centrandola sul sì, questa potrebbe essere quella definitiva, e il dubbio che gli sorge è: potrà avere figli? Certo che potrà averne, come se il fatto che lei possa o meno diventare madre ne fornisca il, diciamo così, la garanzia che il rapporto potrà durare. Non so se era voluto, per le tematiche trattate all'interno, per come le tematiche sono state affrontate all'interno del romanzo, io non l'ho apprezzato. Un romanzo che vorrebbe avere uno stile molto rapido e incisivo, ma che secondo me perde il punto più e più volte. Peccato. Poi ho voluto affrontare uno dei successi editoriali di quest'anno, la raccolta di poesie Milk and Honey di Rupi Kaur. Parole d'amore, di dolore, di perdita e di rinascita, edizioni 360. È un viaggio all'interno di un rapporto amoroso, è il copyright del 2015, ma in Italia è edito Tea 2017. Il testo è diviso in quattro parti, quattro fasi: il ferire, l'amare, lo spezzare, il guarire. La cosa molto bella è che queste poesie, che sono state per la prima volta condivise dall'autrice sui social, sono anche illustrate dalla stessa autrice in maniera molto efficace ed immediata, molto semplice. Sono degli stralci di vita. A me sono piaciute, le ho trovate molto interessanti, in alcuni punti decisamente intense, decisamente disturbanti, ma volutamente intense e disturbanti, in altri punti assolutamente apprezzabili e condivisibili. Se volete farvi un'idea di chi sia Rupi Kaur e di che cosa aspettarvi da questa raccolta, potete andare sui social network, su Instagram in particolare, lei le ha condivise tutte lì. Questo è semplicemente un modo per averle tutte insieme e racchiuse in un unico volume cartaceo. Tosto, cioè, non nasconde nulla, cioè è proprio molto intensa come lettura. E visto che io amo passare dal serio al faceto, ho anche letto L'indispensabile guida cinica alla cellulite di Cristina Fogazzi, anche conosciuta come L'estetista cinica. Mondadori usciva in edicola a 9,99 €, io non l'avevo ancora letto. È uno studio scientifico, nonostante sembri una cavolata, in realtà è un testo molto ben studiato. Lei è un'estetista e si è fatta aiutare nella stesura dal dottor Enrico Motta, quindi è assolutamente scientifica, non è quelle guidine che si trovano con i giornaletti per l'infanzia. Spiega molto bene che cosa sia la cellulite e come trova origine, e poi io mi diverto moltissimo perché ci sono le vignette e i riassunti a fine capitolo. Arriva l'estate e mi interessava leggerlo, io amo L'estetista cinica e quindi me lo sono procurata. Ma torniamo a parlare di cose serie, molto più serie, parliamo di letteratura russa. Ah, che bella altalena! Sì. Ho letto due testi di letteratura russa. Il primo, cominciamo da questo, è un testo classico, Fedor Dostoevskij, Le memorie dal sottosuolo, in questa bellissima edizione delle edizioni Barbesse illustrate dei classici, che io avevo trovato al libraccio e che sono meravigliose perché hanno appunto queste tavole illustrate che corredano il testo. Un testo che non mi è piaciuto, io finora avevo sempre amato Dostoevskij. No, forse non era il momento per questo Dostoevskij, forse non l'ho capito, non lo so,
Non ho capito dove volevo andare a parare, faccio fatica a parlarvene. Sono le elucubrazioni mentali e spirituali di un uomo che ci racconta la sua vita. Non lo so, non lo so, è un po' un misantropo, un po' un asociale, non lo so, è un personaggio decisamente controverso che fa molto sentire, nel senso che sollecita sentimenti ambigui da parte del lettore, però non il miglior Dostoevskij, ecco, è un uomo che si definisce malato ma non saprebbe dire di che malattia, è un uomo che col passare delle pagine continua a cambiare idea anche sui fatti che ha raccontato. Forse avrei avuto bisogno di una guida che mi spiegasse un attimino dove il buon Fedor voleva farmi arrivare, perché io da sola non ci sono arrivata. E poi invece ho letto il secondo romanzo della moglie di Tolstoi, Sofia Tolstaia, romanzo senza parole, edizioni La Tartaruga. Questo libro ha un'origine molto interessante perché è rimasto nascosto fino al 2010, in occasione del centenario della morte di Tolstoi, si è deciso di editarlo. La stessa Tolstaia aveva chiesto che non venisse pubblicato se non postumo perché molto personale, molto autobiografico in alcuni punti. La moglie di Tolstoi ha sempre vissuto all'ombra del marito, ma la pubblicazione del suo primo romanzo, che si chiamava Amore colpevole, l'aveva messa in luce all'interno della collettività letteraria. Lei però, siccome riteneva che in questo romanzo ci fosse troppo di lei e del marito, chiese che se si fosse deciso di pubblicarlo lo si facesse solo in maniera postuma. È stato pubblicato per la prima volta in tedesco e non in russo, e infatti la traduzione di questo romanzo è fatta dal tedesco. È un romanzo che parla di rapporti matrimoniali, di uomini e donne, in particolare di un uomo e di una donna, di una moglie e di un marito, della bella Sasha, che è forse in qualche modo, non ci interessa in maniera particolare, un alter ego, di Sofia, vive con un marito che è molto preso da altre faccende, è in altre faccende affaccendato, con un figlio piccolo. E a un certo punto lei decide di andare a trascorrere l'estate fuori città e lì incontra un uomo, un altro uomo. La romanza senza parole è un testo per pianoforte che risveglia in Sasha tutte le passioni che lei aveva tenute sopite per sottostare a un buon matrimonio, ovvero tutti quei sentimenti, tutte quelle passioni, tutti quegli interessi che lei aveva accantonato per seguire il marito e per essere una buona moglie. È il classico romanzo russo da questo punto di vista, perché tutte le aspettative, tutte le aspirazioni, tutto quello che esce dai ranghi non ha possibilità di trovare sbocco se non in modo triste, in modo tragico e in modo poco soddisfacente. La soddisfazione dei propri desideri. Però a me piace sempre, a me i romanzi russi di base piacciono e questo libro non è stato da meno. E visto che parliamo di matrimoni, ho finito proprio poche ore fa Sembrava una felicità di Jenny Offill, edizioni NN 2015, un testo che ho recuperato a Tempo di Libri a Milano e che avevo in wishlist da moltissimo tempo, senza nemmeno ricordarmene. Qui si racconta la storia di un matrimonio, ancora una volta. È la storia di una donna che all'inizio in prima persona, poi in terza con il narratore esterno, poi di nuovo in prima persona, ci racconta la sua vita. Vita che prende una piega inaspettata quando lei, che si riprometteva di diventare una grande scrittrice, si innamora e decide di sacrificare la sua vocazione in nome di un grande amore e della maternità. Una maternità che le riempie la vita, che la soddisfa totalmente. Un grande amore che prometteva di essere eterno, ma che, come spesso accade con le cose eterne in realtà non sarà. La cosa molto interessante qui
qui è la forma scelta dall'autrice, una forma che fa pensare quasi a una confessione. È come se la stessa protagonista ci confessasse la sua vita e lo facesse non in forma didascalica, sono nata, sono andata, ho fatto, ma per ricordi, per spot, ricordi che sono degli stralci, e infatti la forma è per brevi paragrafi che risultano proprio dei flash su episodi, ricordi, avvenimenti, testi riportati, ricerche fatte per il lavoro, appunti presi, canzoni cantate alla bambina. È una scelta stilistica molto interessante che rende il libro assolutamente piacevole e fruibile, anche se un po' spaesante, nel senso che a un certo punto uno, soprattutto all'inizio, finché non si entra nel ritmo, sembra proprio una lunghissima ballata, una lunghissima canzone che racconta la vita di questa donna attraverso i suoi ricordi e le sue sensazioni, in maniera proprio non esattamente logica, però giunti alla fine saremmo in grado di mettere su una linea cronologica tutti gli avvenimenti e raccontare in maniera più lineare la vita di questa donna. Ma questo stile ci permette di interiorizzarlo molto di più, di sentire molto di più il sentire della protagonista, evitandoci tutte quelle lunghe pagine di descrizione dei sentimenti. Io pensavo, io reagii, io sentii. No, è molto più immediato e assolutamente più facile da percepire. Una cosa molto interessante: non ci sono i nomi. Lei è in prima persona quando parla di se stessa e poi diventa la moglie. E poi torna in prima persona alla fine, c'è il marito che è lui e tutti gli altri sono identificati per ruoli, la figlia che poi è la bambina, la sorella, la madre, il padre, l'insegnante, il filosofo che ha questo ruolo molto importante. Un bellissimo esperimento letterario, secondo me. Ultimo romanzo dedicato alla famiglia, al matrimonio che ho letto, è stato un libro che si è ritrovato sulla mia strada per caso, Divorzio alla cinese, un romanzo Bompiani di un autore cinese, Liu Shenyun, che non si pronuncerà mai così, ma vabbè, del 2016. Questo prometteva molto bene, perché l'avvio letterario, lo spunto era una donna e un uomo con un figlio sono sposati in Cina, ma la politica del figlio unico gli proibisce di avere un secondo figlio. La moglie però rimane incinta e vuole tenere il bambino e escogita quindi un piano per poter mantenere intatto il matrimonio e avere entrambi i figli, ovvero divorziare dal marito e poi una volta partorito il figlio risposarsi, perché c'è una deroga che consente a due persone, ognuna con un figlio, di sposarsi per scappare alla gabola del figlio unico. Il problema è che quando lei partorisce, lei divorzia dal marito, quando poi lei partorisce scopre che il marito in realtà nel frattempo si è risposato con un'altra donna che ha già un altro figlio e ti saluto e ciao. E questa è la storia di come lei cercherà di far rispettare la giustizia, in qualche modo, il fatto che lui l'abbia imbrogliata. Premesse ottime. Si è perso. Io non so se è perché non ho dimestichezza con la letteratura e la cultura cinese, ma l'ho trovato molto noioso, estremamente prolisso, difficile da seguire. E ok, ho capito qual era lo spunto, perché lui a un certo punto parte, lei decide che deve rivolgersi alle autorità, perché solo le autorità possono ristabilire la giustizia, e comincia una lunghissima procedura in cui prima va da un funzionario di livello basso, poi da quello di livello medio, poi da quello di livello alto, finché si ritroverà in piazza Tiananmen a cercare di portare avanti la bandiera dell'ingiustizia subita, del torto subito, e questa cosa va avanti per 20 anni. E la storia, che diventa poi chiaramente una grandissima satira del regime cinese, di come le cose funzionano effettivamente in Cina, della burocratizzazione dei rapporti e tutto quanto, diventa... cioè, ok, la satira, però, cioè, arriva poi al dunque a un certo punto. No, non si arriva mai al dunque. Non vi dico come si conclude, perché non è neanche importante lì la conclusione. È una conclusione per me assolutamente frustrante, ma vabbè. Ma non ho trovato
capito lo scopo oltre alla satira e soprattutto ho capito la satira, ma non puoi poi perdere di vista quello che è il filo narrativo, cioè devi poi portare il lettore da qualche parte, non lasciarlo lì appeso. Ancora Oriente, nell'unica graphic novel letta questo mese, Primavere e Autunni, C.I. Rocchi e Matteo De Monte, edizioni Becco Giallo 2015, che io ho visto in biblioteca e ho voluto prendere perché graficamente è meraviglioso. È il racconto della vita vera del padre dell'autore, un cinese arrivato a Milano, che ha vissuto con Milano gli anni più importanti, gli anni dello sviluppo. Dagli anni 30 agli anni, direi, contemporanei, la crescita, guarda che bello. L'approdo a Milano, le prime esperienze lavorative, il matrimonio, la famiglia, tutte le difficoltà vissute. È una grande storia familiare che poi diventa anche una storia dell'Italia, di Milano e dell'Italia. Mi è piaciuta molto, chiaramente ha il difetto delle graphic novel, quindi di non poter esprimere tutto. Molto è dato dalle immagini, poi ci sono brevi sprazzi introspettivi. A me non è dispiaciuta e vi dirò. A livello grafico è molto bella e mi è piaciuto molto che si sia scelto di raccontare la storia di una minoranza come quella cinese per dimostrare come anche grazie a questo genere di apporti l'Italia sia andata avanti, sia arrivata dove è arrivata oggi e mi piace moltissimo la prospettiva perché dalla prospettiva cinese ci sono tutte le cose più importanti degli ultimi 50 anni in Italia. Molto interessante. Chiudo con l'epistolario di Georg Büchner, un autore tedesco morto giovanissimo a soli 24 anni, vissuti nella prima metà del 1800 in Germania, un periodo di insurrezioni e di rivoluzioni. Un autore morto decisamente troppo giovane, di cui io avevo avuto modo di leggere alcuni testi al liceo quando studiavo tedesco. E qui si racconta attraverso le sue lettere la lotta politica, il clima politico in Germania all'inizio dell'Ottocento. Lui fu costretto a causa delle sue idee politiche all'esilio in Svizzera, Svizzera dove morì di tifo molto giovane, appunto a 24 anni. Un testo che avevo richiesto alle edizioni Clichy nella loro collana Père Lachaise, edito appunto 2017. A me è piaciuto, ha fatto piacere leggere queste lettere, permette di conoscere qualcosa di più di momenti storici che secondo me sono molto importanti da conoscere. Poi è chiaro, vi devono interessare le lettere di un tedesco del 1800 morto giovane in esilio per motivazioni politiche, ecco, diciamo che deve essere contestualizzato, però è una bella testimonianza. Bene, chiudo questo video fiume che sarà durato ancora una volta moltissimo tempo, faccio del mio meglio. Io vi do appuntamento sempre qui sul canale il martedì e il giovedì per nuovi video, il giovedì sempre video a tema letterari e ci vediamo presto, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi titoli, quali sono state le vostre impressioni di lettori e che cosa avete letto voi nel mese di aprile. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao!